Ciao a tutti, io sono Davide Riverso e oggi eccomi qui ad affrontare con voi la seconda parte sul confronto tra fotografia analogica e digitale. Ma prima, se ancora non l'hai fatto, lascia un commento e iscriviti al canale. Mentre la volta scorsa avevamo affrontato il tema sotto un punto di vista psicologico, mentale, sulla differenza tra fotografia analogica e digitale, se non hai visto il video ti invito ad andarlo a guardare, ti lascio il link in descrizione e qua sopra, oggi l'andremo ad affrontare sotto un punto di vista tecnico, pratico, se andiamo a confrontare la fotografia digitale con quella analogica sotto un punto di vista pratico, la fotografia digitale stravince. Stravince perché gode di 4 punti a suo favore, che sono scatti infiniti, ISO variabili, automatismi e live view. Questi sono i 4 grandi vantaggi della fotografia digitale. Andiamoli adesso ad analizzare uno per uno. Abbiamo detto scatti infiniti, con la pellicola puoi avere massimo 24-36 scatti, col digitale, con l'SD in commercio al giorno d'oggi possiamo arrivare senza problemi a 500-1000 scatti. Secondo vantaggio sono ISO variabili, possiamo andare a variare la sensibilità del nostro sensore in qualsiasi momento, cosa che con la pellicola non era possibile fare. Se improvvisamente cambiavano le condizioni atmosferiche, non potevamo cambiare gli ISO, potevamo variare solo e soltanto tempi e diaframma o in alternativa utilizzare un'altra fotocamera. Terzo vantaggio abbiamo detto essere automatismi, messa a fuoco automatica, raffica di scatti e via dicendo. La tecnologia è in dubbio, è dalla nostra parte, è dalla parte del digitale. E ultimo vantaggio è, a mio avviso, il live view, la possibilità di vedere in anteprima il risultato o almeno farsi una piccola idea. Prima non lo potevi fare con l'analogico, non avevi la possibilità di vedere un'anteprima del risultato. È comunque un vantaggio il live view, è inutile, è fuori discussione. Anche i fotografi che dicono io non lo uso, io non lo guardo, è comunque sia un vantaggio. Ci sarebbe un quinto punto a favore del digitale, che è il costo, ma in realtà non sono così tanto convinto di questo e vi spiego il perché. Intanto perché con 200-250 euro ti puoi acquistare una reflex analogica di altissima qualità, mentre col digitale con 250 euro non ci compri nemmeno un entry level col 18-55 in plastica. È chiaro che, ed è vero che, il costo del rullino e lo sviluppo del negativo ha un costo, è vero, quel costo c'è per forza, ma non è vero che io sono obbligato a stampare la foto in analogico, posso anche scansionarla e quindi digitalizzarla. A questo punto l'unica differenza di costo è nello sviluppo e nell'acquisto del rullino. Quindi sì, c'è una differenza di costo, ma se non stampo e digitalizzo il negativo non è così tanta poi la differenza. Se il digitale ha tutti questi vantaggi, perché uno oggi dovrebbe teoricamente scattare in analogico? Secondo me ha un grande vantaggio, e il vantaggio dell'analogico oggi sono proprio le limitazioni, il fatto di avere queste limitazioni. Queste limitazioni sono una grande opportunità, è la scuola della fotografia. Se vuoi imparare a fotografare, se vuoi migliorare come fotografo, devi avere delle limitazioni. È un po' come il calciatore che corre nella terra battuta, indubbiamente quando si troverà un domani a correre in un campo verde, sicuramente si troverà in una condizione migliore. È la stessa identica cosa. Imparare a scattare con delle limitazioni, non sfruttare la tecnologia, non sfruttare gli automatismi, avere un numero di scatti limitato è la scuola, è la nostra scuola, noi che siamo nati e cresciuti col digitale. Se vogliamo imparare, se vogliamo migliorare, un modo semplice ma sicuramente efficace è scattare in analogico. Ecco perché lo consiglio.
consiglio di scattare in analogico perché è, a mio avviso, un'ottima scuola. Io dico sempre una cosa, eventualmente contraddittemi, l'analogico può sostituire il digitale non può sostituire l'analogico. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che una pellicola, un rullino, se lo scansiono, lo digitalizzo, una stampa analogica la posso scansionare e digitalizzare, viceversa un file digitale non posso e non potrò mai trasformarlo in rullino. Con questa piccola citazione ho terminato il confronto tra fotografia analogica e digitale. Se ritieni questi video di tuo interesse, iscriviti al canale e lascia un commento. Ci vediamo presto con tanti nuovi video. Ciao a tutti!